Ma devo dire che quando Annalisa mi ha proposto di leggere questo libro in funzione di un'occasione pubblica, mi sono chiesto se scrivere un libro di favole, coi tempi che corrono, non sia più che una stravaganza, una provocazione. Tanto più perché questo libro non è affatto, non pretende affatto di essere innocente e disarmato, ma anzi si propone come un contributo militante. E come sia possibile scrivere un contributo che abbia un rilievo politico, più ancora che politico-culturale, attraverso le favole, mi sembrava un'impresa quasi impossibile. Mi sono rimaste delle perplessità che poi Nicola provvederà a fugare quando avrò finito il mio breve intervento. In realtà, poi, cercando di riflettere un po' su quella che può essere stata la genesi di questo progetto, perché il libro è, a mio giudizio, la prima espressione di un vero e proprio progetto culturale, non ho potuto fare a meno di ricordare che le favole appartengono a un genere letterario nobile e ininterrotto, che ha alle spalle una tradizione fondamentale. Cioè, basta che pensiamo che il genere letterario delle favole si può datare come inizio al VI secolo avanti Cristo, con le 530 favole di Esopo, e poi via via Fedro, Igino, La Fontaine, Rodari, Calvino. Cioè, non siamo qui di fronte, come troppo spesso erroneamente si pensa, a letteratura per bambini, ma a un genere letterario che corrisponde a una tipologia molto specifica, con caratteristiche definite e tutt'altro che puerili. Credo che si possa, senza forzare i termini, descrivere il quadro in cui nasce questo genere letterario, cioè il VI secolo, come secolo in cui muove i primi passi la filosofia, con la scuola ionica e in maniera particolare con Eraclito. E si assiste anche alle prime testimonianze di quell'altro genere letterario creato dal mondo greco classico, cioè la storia, con le storie di Erodoto. Allora possiamo avere in mente all'incirca questo quadro. Nel VI secolo avanti Cristo nascono la filosofia, la favolistica e la storia. E non è casuale questa contemporaneità della nascita, perché in qualche misura questi, chiamiamoli, generi letterari sono connessi l'uno con l'altro e sono debitori l'uno rispetto all'altro, con una particolarità che riguarda il genere favolistico. In greco favola si dice mythos, e mythos in origine, proprio nel VI secolo, vuol dire narrazione, racconto, senza alcuna autolimitazione dell'ambito in cui questo racconto possa esprimersi. In qualche misura credo che si possa delineare questo scenario, che i mitoi, cioè le favole, comprese quelle di Esopo, che andrebbero riviste proprio alla luce della contemporaneità, raccontano i mitoi ciò che la filosofia e la storia non sanno dire o non possono dire. Un esempio fra tutti, il celebre mito di Prometeo,
che dice sul rapporto fra tecnica e filosofia, fra tecnica e scienza, più di quanto non riescono a dire i contemporanei miti, racconti strettamente filosofici. Il libro di Nicola appartiene a questa tradizione, a buon diritto e a pieno titolo, con due specificazioni che vorrei chiedere a Nicola di chiarire. La prima è che, a differenza delle altre favole, in cui, per dirla in breve, viene valorizzato il mondo animale, a cui vengono conferiti caratteri antropomorfi, qui ad essere privilegiato è il mondo vegetale. Alberi, piante, fiori sono i protagonisti delle favole di Nicola. Come spiega questo cambiamento per cui si passa dal mondo animale al mondo vegetale? Un'idea me la sono fatta, ma preferisco che sia Nicola a dirci quali sono i motivi. Il secondo aspetto caratterizzante di queste favole rispetto alla tradizione favolistica è la mancanza di una morale conclusiva. Anche qui credo che non si tratti di un caso. La morale conclusiva imprigiona il testo ad avere un significato univoco e ha un carattere vagamente dispotico nell'organizzazione del racconto, che viene finalizzato a dimostrare ciò che si dice con la morale finale. Nicola rinuncia alla morale conclusiva, lasciando aperto il testo della favola, suscettibile di diverse interpretazioni, anche dissonanti rispetto all'intenzione dell'autore, salvo un'ermetica conclusione dove si dice: è proprio una meraviglia vedere che niente finisce davvero se si ha il coraggio di trasformarsi. In qualche misura mi è sembrato il suggello della favola inventata da Nicola, sulla quale vorrei sentire la sua opinione.